Nella scorsa puntata di Vado a vivere in campagna, con la sua amica Laika, Nazi corre verso casa. È prelevato il padre, ed un carico di materiale, si dirige in campagna. Dove, con maestria ed un po' di pazzia, viene innalzata una parete, che conterrà uno splendido gabinetto. Buongiorno a tutti. Stiamo per iniziare questa giornata e papà è già lì che mi sta guardando con un'aria un po' strana, non capisco il motivo. Buongiorno papà. E quindi direi di iniziare questa nuova giornata dicendovi che finalmente oggi vi mostrerò il mio bagno. E in questi giorni mi avete tassato la testa, anzi mo mi sono arrabbiato per una cosa che adesso vi dico. La cosa che sono arrabbiato è che praticamente nel video di ieri non ho avuto, cioè anzi qualcuno sì, però pochissimi complimenti, ma tutti quanti avete fatto complimenti a papà. Adesso tutto Mastro Sabino, ormai Nazario non esiste più. Quindi ho deciso oggi di non portare papà, perché altrimenti mi ruba la scena e il lavoro lo facciamo noi. Buongiorno. Buongiorno. Questa è l'ultima volta che ti mi chiedo. Perché mi ha rubato i follower. Tutto quanto. Bravo Sabino, meno male che c'è Sabino, Mastro Sabino. E Nazario. Nazario è passato in secondo piano. Siamo di nuovo nella nostra campagna, io e Mastro Sabino. E raga, qui abbiamo una chicca. Abbiamo la nostra porta, eccola qua, con un telaio morto che adesso metteremo nella nostra struttura creata la scorsa volta, così almeno chiudiamo il tutto e possiamo procedere con il rivestimento della nostra parete. Prima di iniziare il lavoro vi spiego un attimino il perché ho selezionato questo materiale qua per costruire la parete nel nostro bagno, dato che la scorsa volta non vi ho spiegato nel dettaglio la mia scelta. Praticamente ogni blocchetto, però questi sono da 10 cm per 60 e 25, costa intorno alle 2 euro. Ci sono materiali che costano molto molto meno, tipo i forati. Se avessi comprato i forati avrei speso forse un terzo di quello che ho speso per questa parete, però comunque sia il forato ha bisogno di tanto lavoro e oltre a questo poi per rivestire il forato ci vogliono tanti altri soldi, quindi comunque la spesa alla fine va a finire intorno alla stessa spesa fatta per questa parete qua. Ci sono quelli da 8, quelli da 5, ci sono quelli ad incastro, poi dipende da uno quello che ci deve fare, però comunque sia è un buon materiale che si può utilizzare appunto per fare questi lavori qua. Ok, basta. Vabbè, detto questo, direi di iniziare i lavori e di completare l'ingresso del nostro bagno. Ho aperto la nostra porta per vedere un attimino come muovermi e ovviamente Waliu è completamente smontata. Ho bisogno di sapere un attimo la sua misura, la sua larghezza e quindi direi di seguire le istruzioni passo passo e di completare e costruire la nostra porta. Abbiamo montato la nostra porta ed eccola qua. Raga, sembra semplice, ma non è semplice perché bisogna far coincidere tutte le misure ed è un po' un problema perché la parete che abbiamo non è perfettamente dritta, quindi comunque
Annecce. Adesso iniziamo a montare il nostro telaio morto e poi man mano cerchiamo di capire un attimino come modificare il tutto. Però almeno da una parte dobbiamo iniziare, sennò qua non ci spicciamo più. Abbiamo fissato il primo pezzo del telaio morto e l'altezza della nostra porta sarà di 2 metri, non di più, non di meno, perché penso che 2 metri sia l'altezza, almeno per me, ideale. Mamma mia, non so se è un buon consiglio da dare quello di utilizzare il segaccio, però raga, ha tagliato precisissimo. Guai, guai seri, waliu, sta piovendo a vantima, il vento non aiuta, l'acqua sta entrando tutto all'interno, anche Laika è venuta qui a nascondersi a far danni, ma non è un problema perché tanto alla fine qui c'è papà e non ci sono io. È andato tutto bene, o quasi, fino ad ora, e purtroppo è successo un casino. Papà manteneva la maniglia, io avvitavo le viti, purtroppo abbiamo stretto entrambi insieme troppo forte e la maniglia di plastica ha fatto una bruttissima fine. Dove sta? Dov'è il corpo ormai sfinito? Questa dovrebbe essere quella intera, questa è quella che è rimasta. Fratturata è qui, così, voglio completamente rotta e quindi niente più. Questa è la maniglia buona, che anche lei comunque è rotta e quindi voglio non la possiamo utilizzare. Semplicemente come un paio di maniglie, quelle che costano pochissimo, comunque carine, le metteremo alla porta. Sono leggermente diverse dal normale, però vabbò. Comunque Valiu, ne approfitto, ve la mostro, questo è il telaio morto, eccolo qua, è stato messo, va più che bene, è abbastanza preciso e questa è la nostra porta, si apre e si chiude benissimo e la misura è perfetta, meno male Valiu, meno male, ci mancano soltanto le maniglie, però funziona molto molto bene e guardate qua, prima non c'è e poi c'è papà, prima non c'è e poi c'è papà, io mo chiudo tutto una fuia e faccio prima non c'è e poi prima non c'è e poi c'è, ah, su! Comunque non per qualche cosa, ma non prendete esempio da noi perché noi facciamo tutto a occhio e spicciaturo veloce veloce, quindi voglio il lavoro viene leggermente devastato, ma non vi preoccupate perché funziona il tutto, ma non prendete esempio da noi, soprattutto da papà. Laika, tu hai fregato a cucchiare a papà, dammi la zamba, mamma mia come sta zozza, beh che schifo, no? Siamo pronti mastro? Let's go again.
E finalmente abbiamo completato anche quest'altro passaggio e chiuso completamente tutta la parete del nostro bagno, raga. Eccola qua, tutta completamente chiusa, e quindi direi che ci resta soltanto da intonacare il tutto e sarà pronta. Dato che il muro è stato completato e la porta è stata messa, direi che è arrivato il momento finalmente di mostrarvi il mio WC, il mio gabinetto, il mio trita rifiuti, colui che conoscerà le mie intimità e passerà i momenti più belli della sua giornata. Promesso che non lo lascerò mai a digiuno. È arrivato il momento dell'installazione. Ragazzi miei, finalmente abbiamo il nostro gabinetto Netto Gabi ed eccolo qua, vadiù! Il nostro piccolo gabinetto, scommetto che nessuno di voi se lo aspettava, perché ho visto nei commenti che tutti mi scrivavate devi fare la fossa biologica, come fare le tubature, dove andrà a finire la popò. Raga, ho preso un bagno chimico trasportabile perché per me è la miglior scelta per la campagna, per il camper o comunque per una casa a mare o qualsiasi cosa dove il gabinetto non c'è. Perché ho scelto lui? Per qualità, prezzo è ottimo, ho pagato il tutto intorno ai 120 euro e non solo il gabinetto ma anche tutti i prodotti indispensabili per il suo funzionamento. Può contenere 10 litri d'acqua e può contenere, indovinate un po', fino a 60 utilizzi di cacca. Ci si può andare in bagno per 60 volte, diciamo, per come mangio io forse 20, però comunque, raga, comunque ci siamo. Sembra piccolissimo, non è piccolissimo, la misura è proprio del gabinetto normale e niente, praticamente ha due contenitori, ovviamente qui c'è l'acqua e qui c'è una piccola pompetta che premendola risucchia l'acqua e fa lo scarico. Qui si mettono anche i prodotti che poi permetteranno alla popò di diventare un composto meno solido ma più liquido, e poi la popò passerà da qui e andrà qui sotto, qui in quest'altro serbatoio. Praticamente una volta riempito questo serbatoio semplicemente si raccoglie il tutto, lo si porta a casa e lo si svuota senza troppa puzza o altro nel gabinetto di casa. Quindi l'ho preso per due motivi: prima di tutto perché penso che vada benissimo per la mia campagna, e a parte questo, nel caso in cui un giorno mi venga la voglia di farmi un camper, avrò il gabinetto a disposizione, un viaggio lunghissimo, me lo metto in macchina. Vabbè, questa no. Seconda cosa, perché penso che anche per chi mi segue, anche per voi, possa essere un'idea carina per, non so, chi c'ha un giardino che per esempio non vuole fare un'installazione di un gabinetto particolare. Non so ancora perfettamente come funziona, non so se funziona, però direi che è arrivato il momento di provarlo, di testarlo, non facendo la popò, ma provando comunque a vedere se il tutto rispetta quello che deve fare. Qua. Ah. Eccoli. Prima di tutto lo portiamo alla luce, così ve lo faccio vedere meglio. Eccolo qua. Questo è l'interno del nostro WC. E praticamente qui verrà fuori lo sciacquone. Praticamente abbiamo due liquidi. Questo blu va nel serbatoio superiore. Raga, non vorrei sbagliarmi, anzi se voi avete più esperienza di me mi raccomando correggete i miei errori, però come ho capito vanno 30 ml per 10 litri di acqua, che poi serviranno appunto per pulire il tutto. E poi le feci, guardate qua, non ve l'ho fatto vedere, qui praticamente c'è il push, si tira, bluff, la popò va giù, dove ci sarà questo liquido rosso 50-70 ml mescolati con un litro d'acqua,
è depositata qui sotto per 10 litri di popò. Momentaneamente non metto i liquidi perché vorrei informarmi un attimino sul dosaggio, anzi mi raccomando, se lo sapete scrivetelo nei commenti, così mi fate un grandissimo favore. E quindi testeremo il nostro gabinetto soltanto con lo scarico. Abbiamo messo l'acqua all'interno e ovviamente questo è lo spruzzino, raga. È fortissimo e questo praticamente serve per raccogliere l'igienizzante e il purpurire il nostro gabinetto in caso di estrema sporcizia. Adesso non sta tirando perché c'è pochissima acqua, però comunque funziona abbastanza bene. Qui c'è il nostro piatto e questo, raga, è lo scarico. Proviamolo. Adesso sta prendendo l'acqua. Ah, eccolo! Oh, che bello! Funziona! Che una meraviglia! Adesso sono scomodo, però se si preme forte, ovviamente, l'acqua esce in maniera più forte. Guardate qua. Ah, è andato tutto giù. Ovviamente faremo svariati test. Proveremo prima a fare la popò, a farla andare giù e poi a tirare il nostro sciacquone. E poi rifaremo la nostra popò, tireremo il nostro sciacquone, così vedremo qualcosa che galleggia e poi la tireremo giù per capire un attimino qual è la soluzione migliore. Però raga, è bellissimo, mi piace tantissimo e vi lascio il link in descrizione. Chiudiamo il tutto, ecco qua ed ecco qua. E niente, sono felicissimo dell'acquisto fatto e del prezzo che ho pagato questi prodotti. La qualità è davvero buona, regge più di 130 kg senza problemi, quindi vi assicuro che è un buon gabinetto. Finisco col dirvi che qui ovviamente ci sono le maniglie che, guardate qua, si tolgono e permettono poi di rimuovere il serbatoio della popò. Momentaneamente tu stai qua, così prendi confidenza con il posto. Ecco qua. Che carino. Vi aspettavate un mega WC, eh? Vi aspettavate tubazioni, buchi e non so cosa. Invece lui è bello, molto bello. Comunque, prima di concludere, ritorno sul mio WC dicendovi, raga, se siete in ufficio e non volete scappare al bagno, comprate questo WC. Se avete una campagna, comprate questo WC. Se avete una casa al mare senza bagno, comprate questo WC. Se in macchina avete bisogno, non so, soffrire di diarrea cronica o quant'altro, togliete il sedile e mettetevi questo WC. Io penso che questo WC sia la mia nuova poltrona e penso che ci passerò davvero tanto, tantissimo tempo sopra. Papà, a casa non mi vedo più. Ragazzi miei, mi raccomando, se anche quest'altro video vi è piaciuto, papà, ne capo pure il gabinetto. Se anche quest'altro video vi è piaciuto, non dimenticate di mettere il mi piace, di condividere e di iscrivervi al canale. Detto questo, io adesso vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao belli!